A settembre si ferma l'impianto di Acerra. Il presidente De Luca ha detto che i comuni devono attrezzarsi per individuare siti in cui stoccare, altrimenti resteranno a terra 80.000 tonnellate di rifiuti. Su questo io non parlo, faccio fatti. Quindi noi lavoriamo, non è che stiamo aspettando le dichiarazioni anche un po' fuori posto, quindi mi fermo qua, del presidente De Luca, perché il mio interesse è lavorare, stiamo lavorando su questo da molti mesi e non ci faremo trovare assolutamente impreparati per quanto riguarda ovviamente il comune. Quindi quello che dobbiamo dire, preferisco che lo diciamo nelle sedi istituzionali, perché altrimenti questo è un tema che crea preoccupazione, crea panico, e di tutto c'è bisogno tranne di preoccupazioni, di panico e di frenesia. C'è bisogno di lavoro, di sinergia istituzionale e noi abbiamo le idee molto molto chiare su chi deve fare che cosa e stiamo lavorando perché non ci sia nessuna criticità, pur in una situazione di grande emergenza, non di rifiuti ma di emergenza impiantistica, perché avevamo per 35 giorni il termovalorizzatore di Acerra completamente fermo. Quindi in questo momento il consiglio, forse se De Luca fa un po' più il presidente della regione, si occupa un po' più di rifiuti e di flussi, probabilmente staremo meglio anche adesso, anche in questi giorni, oltre che a settembre. Però io non voglio fare polemiche su questo perché preferisco lavorare in uno spirito di grande concentrazione e forza istituzionale.